La celebrazione liturgica della festa del nostro patrono, il Vescovo e Martire Donato, è come uno splendido tessuto, formato da preziosi fili, i quali sono costituiti dalle parole e dalle letture di questa celebrazione. E ci sono due fili che hanno una particolare preziosità, che danno come il colore, il tono a tutto il tessuto. Sono le parole, pastore e gregge. Nella prima lettura, presa dal profeta Ezechiele, vediamo Dio che con la sua grande tenerezza si manifesta come pastore del suo popolo e cura con infinito amore e misericordia le pecore sane e ammalate. A questa manifestazione dell'amore misericordioso di Dio nostro pastore, noi abbiamo risposto nella preghiera con il Salmo 22. Questo salmo ci riempie di grande commozione. È il salmo che accompagna tutta la vita del cristiano. È il salmo del battesimo. Ad acque di sollievo mi conduce. È il salmo della cresima. Unge di olio il mio capo. È il salmo della Santa Eucaristia. Per me tu prepari una mensa. È il salmo delle sacre ordinazioni, sempre in riferimento alla Santa Unzione. È il salmo che accompagna l'ultimo momento della nostra esistenza terrena, la Santa Unzione, sempre. E introduce questo salmo la nostra vita nella eternità. Amore e bontà mi seguiranno ogni giorno di vita, sempre. Il Signore è il nostro pastore e noi staremo nella casa del Signore per la distesa dei giorni. Ma il vertice di questa parola di Dio sul pastore e sul gregge si ha nella pagina del Santo Vangelo. Gesù, passando per le strade della Palestina e passando anche vicino al deserto, rimaneva impressionato dalla comunione intensa che esisteva fra il pastore e le pecore, fino ad essere una sola cosa. E quindi, ammirato da questa comunione profonda, afferma: «Io sono il buon pastore, io conosco le mie pecore, le mie pecore conoscono me. Io do la vita per le mie pecore e voglio che si formi un solo gregge sotto un solo pastore». Allora volgiamo il nostro sguardo al pastore grande delle pecore, che è nostro Signor Gesù Cristo, e ripetiamo con il grande Vescovo di Milano, Sant'Ambrogio: Gesù è per me tutto. Egli è il protagonista non solamente di ogni celebrazione, ma Egli è il protagonista sempre di tutta la nostra vita. Egli è il pastore che è vivo, che è realmente presente in mezzo a noi. Gesù non è una teoria, non è un sistema. Gesù è una persona viva. È realmente presente in mezzo a noi, è il vivente, è il veniente nella nostra esistenza. Ma come ci ricorda Sant'Agostino, Gesù è l'unico pastore delle sue pecore, ma per realizzare questo suo servizio costituisce i ministri della Chiesa e li fa pastori.
E fra questi pastori, nella nostra chiesa di Arezzo, Cortona e Sansepolcro, rifulge la figura del vescovo e martire San Donato. La sua vita è sintetizzata nelle parole del prefazio di questa messa. Tu hai mandato alla nostra Chiesa il vescovo Donato, designato dallo Spirito Santo a rendere presente in mezzo a noi l'opera di Cristo Pastore Eterno. Egli, pronto sempre ad ogni opera buona, tutto sopportando per gli eletti, non esitò a dare la vita per il gregge che, in forza dello Spirito Santo, aveva chiamato alla fede. San Donato è il nostro patrono, il nostro intercessore, è il modello della nostra vita, modello dei pastori e del gregge. Sostando in questa splendida, magnifica cattedrale, il nostro sguardo si rivolge all'arca di San Donato, tutto parla di lui in questa cattedrale, le immagini, la vetrata, le tele, ma è soprattutto verso quest'arca che noi volgiamo il nostro sguardo, dove riposano le reliquie del santo. E nello stesso tempo, pensando a lui, pensiamo a tutti i nostri vescovi. La nostra Chiesa possiede l'elenco esatto dei vescovi, i dittici dei suoi vescovi, dal primo vescovo San Satiro al secondo San Donato fino al nostro vescovo Riccardo. E noi comprendiamo l'importanza della presenza del vescovo nella vita della Chiesa. Egli è il successore degli apostoli, egli qui in mezzo a noi è il successore di San Donato, continuando così mirabilmente la successione apostolica. E accanto al vescovo pensiamo a coloro che sono chiamati al servizio pastorale, i presbiteri, i sacerdoti. Ripensiamo i nostri sacerdoti nelle loro fatiche, nel loro impegno, nel loro zelo, aprendo al vescovo e ai sacerdoti il nostro cuore nella sincera, profonda gratitudine, nel nostro grande affetto e nella preghiera intensa. Ma il vescovo e i sacerdoti da soli non fanno la Chiesa. C'è la parola pastore che costituisce l'elemento importante di questo tessuto che è la vita della nostra Chiesa, ma accanto alla parola pastore c'è la parola gregge, quindi è tutto il popolo di Dio che è formato dal vescovo, dai sacerdoti, dai diaconi, dai religiosi, religiose, fedeli, laici, uomini e donne, che forma la Santa Chiesa. Questa Chiesa che ha la grazia di celebrare il suo sinodo, cioè di vivere questo momento importante del camminare insieme. È il fatto del sinodo un momento che riguarda tutta quanta la nostra comunità, perché è segno mirabile della presenza della Santissima Trinità. Recentemente è uscito un libro, Trinità in esilio. Ecco, noi non possiamo mettere la Trinità in esilio. Noi dobbiamo vivere il mistero della Trinità, che è un mistero di comunione, che è un mistero di rifluire del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ed è un mistero di rifluire fra le tre divine persone, l'umanità intera e l'umanità intera, e tutta la comunità cristiana che rifluisce verso le tre divine persone. Allora una Chiesa che vive il mistero della Trinità è una Chiesa che cammina insieme. Gli atti, i momenti del Sinodo sono molto importanti e non riguardano solamente i cosiddetti sinodali, riguardano tutta la nostra Chiesa. Come sarà importante anche il libro sinodale
e ciò che dirà il Sinodo. Ma molto più importante di tutto questo è lo stile sinodale, cioè questo rifluire degli uni verso gli altri in una donazione reciproca, perché è solamente attraverso lo stile sinodale, che è lo stile tipico della Trinità Santissima, che noi possiamo veramente realizzare una splendida immagine di Chiesa, la Chiesa del Pastore Grande e la Chiesa del Gregge. Perciò tutti quanti sentiamoci partecipi vivamente del Sinodo Diocesano e accompagniamolo con la nostra simpatia e la nostra preghiera ardente. Sostando in questa splendida cattedrale, io stasera in modo tutto particolare ricordo i 60 anni del mio sacerdozio e di questo con tutto il cuore ringrazio l'arcivescovo Riccardo per le sue tante attenzioni e anche per questa sensibilità in questo momento che per me è molto importante nella mia vita. In questa cattedrale si sono svolti momenti molto importanti della mia esistenza. Io ricordo la prima volta che sono venuto qui nel Duomo. Avevo circa 6 anni, accompagnato dai miei genitori. Mi sono rimasti impressi i colori delle vetrate. Ciò che mi stupì furono le vetrate, questi colori delle vetrate della nostra cattedrale. E poi penso a tanti momenti della mia formazione, coniugati sempre con il pensiero della cattedrale. Ripenso con gioia e con gratitudine, rendendo grazie a Dio, facendo la mia confessione di lode, a coloro che mi hanno aiutato nel mio cammino. La mia famiglia, il Concilio chiama la famiglia primo seminario, che ogni famiglia sia veramente il primo seminario. Penso al mio parroco, medaglia d'oro al valor civile, che offre la sua vita per il suo gregge durante l'eccidio di Civitella in Val di Chiana. Lui ci aveva detto: quando io sarò morto desidero che uno prenda il mio posto. Penso ai miei sapienti educatori del seminario, ai vescovi che ho incontrato. Penso ai momenti delle mie sacre ordinazioni. Qui sono stato ordinato diacono, prete e qui sono stato ordinato vescovo. E sentendomi intensamente figlio di questa Chiesa, a questa Chiesa esprimo tutto il mio amore e la mia sincera gratitudine. Circa metà del mio ministero l'ho svolto ad Arezzo, circa metà a Fiesole. Mi sento totalmente aretino, mi sento totalmente fiesolano. E di questi doni che il Signore mi ha dato, attraverso questo grande dono e mistero della vita sacerdotale, rendo grazie, come ho detto, totalmente al Signore, faccio la mia confessione di lode e faccio anche la mia sincera, umile confessione dei miei limiti, dei miei peccati, delle mie infedeltà. E di questo chiedo veramente, con tutto il cuore, perdono al Signore. È sempre l'insegnamento di Sant'Agostino, fare contemporaneamente la confessione di lode e quella umile e sincera dei propri peccati. Ripenso a fatti, avvenimenti, soprattutto penso alle persone che mi hanno accompagnato e con le quali sono vissuto intensamente in questi lunghi anni di ministero sacerdotale. E questi lunghi anni mi dicono una cosa, che ormai si sta avvicinando la mezzanotte nella mia vita. Allora vi prego di accompagnarmi nella preghiera, perché quando verrà il pastore grande delle pecore per l'ultima chiamata io possa essere accolto nella Gerusalemme celeste a cantare per sempre le lodi del Signore.